Dopo le mostre personali di Giuseppe Penone e Robert Morris, il martedì Rovereto propone un'affascinante antologica dedicata all'opera di Eliseo Mattiacci, una ricognizione sull'origine e le forme della scultura contemporanea a cura di Gianfranco Maraniello. Ci racconta l'intensità di questa rassegna il collega Massimiliano Chiavarone. Dare forma all'energia, trasformarla in figura, afferrarla, dialogarci, l'opera d'arte che smette di essere creazione autonoma. La scultura con Eliseo Mattiacci scende dal piedistallo per aprirsi al mondo, esplorare l'universo, proiettarsi nel cosmo. La rivoluzione scoppia alla metà degli anni 60, al bando i monumenti, le categorie, le forme che imprigionano. L'artista diventa antenna che intercetta i segnali dell'universo. 16 sculture, 17 disegni. La retrospettiva che il Mart dedica a Eliseo Mattiacci restituisce quella fondamentale stagione che ha visto il ribaltamento delle pratiche scultoree. Uso libero e innovativo dei materiali, eliminazione del basamento, esplorazione del cosmo. La scultura smette di occupare uno spazio definito per espandersi, eccedere, cercare contatti e relazioni. Non c'è più l'artista che lavora nello studio e prepara autonomamente una compiutezza e un rigore nel pensare a delle forme per l'arte. È un'arte che diventa reattiva, che sa reagire al mondo, ai suoi materiali, alle sue traiettorie. Un'arte che rielabora il quotidiano partendo da quei materiali che l'impiego nel processo produttivo ha reso rifiuti industriali. Ferro, residui di lavorazioni industriali, rottami, questi materiali che entrano nelle sculture di Mattiacci, opere costituite da materiali che proprio vogliono creare un legame con la quotidianità. Un'arte che non crea più un'opera nuova in fonderia, ma che ricicla, stabilisce nuove relazioni tra pezzi esistenti. Una retrospettiva divisa idealmente in tre fasi. Si parte con il ritorno alle forme arcaiche. Sono le 10 tavolette fusione di alluminio e antimonio che recano gli alfabeti degli albori delle civiltà, esposte alla Biennale di Venezia del 1972. Segno di un percorso dell'artista nato 76 anni fa a Cagli nel Pesarese che fa tabula rasa, cancella concetti e idee su cui si sono già esercitate le avanguardie per volgersi indietro, a ripescare gli archetipi. Mettere in rassegna come vere pale, come totem, queste scritture significa tornare all'origine della costruzione del mondo, significa anche decostruire la nostra considerazione ovvia e inindagata del mondo, significa attingere al primario. E poi lo slancio è verso lo spazio, attraverso opere che canalizzano l'energia invisibile del magnetismo. La scultura perde il piedistallo e diventa piattaforma esplorativa. Qualcosa che ci riguarda, attorno al quale ci si dispone per poter cominciare a indagare lo spazio. Significa quindi predisporsi alla conoscenza del cosmo, quindi è un rito iniziatico. E dunque via, proiettati verso il cosmo, e un motociclista diventa astronauta, ma è per affermare la propria idea di essere, imprimerla con un martello su una lastra di piombo. E con un gesto deciso segnare una lastra di piombo e trovarci la scritta essere. Dal gesto, dall'affermazione dell'individuo, alla traccia perenne di quello che è il mondo da costituirsi attraverso i gesti, non solo degli artisti, ma di ogni uomo che facendo costruisce il mondo. Una mostra che non è conoscenza, ma diventa esperienza, quella che ci mette al cospetto dell'idea umana dell'universo. È tutto per questa puntata a TG2 Storie, torna come sempre tra una settimana. Arrivederci sabato prossimo e buonanotte.